Allora, i numeri che vi avevo promesso: 178.415 migranti salvati in mare nel 2016. C'è un aumento del 100% rispetto all'anno precedente di coloro che sono stati salvati dalle organizzazioni non governative, 46.796. Ma il dato che può sembrare un po' un dato asettico, ma che è fondamentale, è che l'uso dei gommoni, cioè delle imbarcazioni che non sono in grado di arrivare in Italia, se non con grandissime difficoltà, soprattutto questo genere di gommoni, è passato da 674 a 1094. E questo è uno di quegli effetti che Frontex ha definito ufficialmente sostanzialmente di tiraggio, cioè sapendo che non devono arrivare fino all'Italia possono anche utilizzare navi, imbarcazioni o appunto gommoni che hanno un raggio d'azione inferiore. Greta Mauro. C'è un sito che si chiama Marine Traffic che ci permette di monitorare in tempo reale tutte le navi, tutte le imbarcazioni che stanno navigando in questo momento su tutti i mari e gli oceani del mondo. Noi siamo andati a cliccare, abbiamo zoomato vicino alla costa libica, in questo momento eccole lì, ci sono tutte delle navi in navigazione che ormeggiate, ce n'è una in particolare che ci interessa, che è questa, la Phoenix. La Phoenix è la nave dell'ONG MOAS, batte bandiera del Belize, ha sede a Malta, ed è la nave che secondo alcune fonti avrebbe a bordo degli strumenti per intercettare sia in mare che in terra i barconi. Ultima cosa, ve la dico e dura 20 secondi. Quando parliamo di ONG e quando parliamo di salvare le persone, e come ha detto bene Monio Vadia, quando parliamo delle nostre tradizioni giudaico-cristiane, è molto interessante quello che lui ha detto, però cerchiamo anche di non cadere in una grande ipocrisia. Se le persone abbiamo deciso di salvarle in mare, non pensiamo che una volta che le abbiamo salvate in mare abbiamo risolto i problemi, li abbiamo aumentati, perché una volta che sono arrivati in questo paese mi sembra che nei loro confronti non stiamo avendo un atteggiamento giudaico-cristiano. Quindi decidiamo una volta per tutte se questa cosa ce la possiamo permettere. Ha ragione il presidente di Migrantes che oggi ha detto che ci possiamo permettere 175.000 persone. Io questo non lo so, forse voi lo sapete meglio di me, ma questo è il vero tema. Non basta chiudere gli occhi dicendo che abbiamo salvato dei bambini. Poi quando sono in Italia quei bambini che cosa fanno? Questo forse è un tema che le ONG si dovranno porre, e molte ONG in Italia questo problema se lo stanno ponendo.